cominciamo effettivamente alle 4, perché c'era stata una doppia indicazione anche per i comitati di cittadini che avremmo incominciato alle 16, però vogliamo aprire con una poesia dedicata al Lungo Muro e a Ostia di Ottavio Vertolli, che se vuole, così arriviamo alle 16 e cominciamo il convegno. Ecco. Allora, io sono cittadino di Ostia dal 56 che sto qua. Il titolo di questa poesia è Il mare non mi appartiene. Più avanti c'è il mare. Una dura realtà mi opprime. Poco vedere e solo sentire il rumore di fondo. Solo osservare da sopra il pontile, davanti l'estensione dell'infinito. Sotto c'è l'acqua che bagna la sabbia. Vorrei immergermi il sale sulla pelle. Cancelli chiusi ed anche murati. Frontiere con file spinati, rovi e vetri rotti. Più avanti, largo delle sirene. Ora in questi giorni, anche qui, un accesso è stato murato. Fontanelle chiuse, spiagge libere occupate. La libertà solo agli estremi margini. Qui vivo, ma non posso passare, non posso scavalcare quelle frontiere. Il mare non mi appartiene. Ecco che la poesia, la cultura può dire meglio della politica a volte e di chi ha responsabilità nelle istituzioni, quello che si vive da cittadini, da esseri umani. Ora, oggi questo convegno l'avevamo già pensato per un paio di settimane fa e poi l'abbiamo rimandato perché eravamo in attesa di conoscere meglio il piano utilizzo arenili che è in preparazione al Comune di Roma, che andrà a sostituire il precedente. Ora siamo capitati quindi, non volutamente ma forse inconsciamente, a tenere questo convegno nel giorno del solstizio d'estate. Oggi è il primo giorno d'estate, il giorno più lungo, è il giorno in cui un cittadino o un turista, un cittadino di Roma, si trova a passeggiare per la città e si ricorda, dice, ma il mare non è tanto lontano qua. Il turista viene avvertito di questa cosa, ma c'è il mare a Roma. Basta arrivare nel quartiere di Ostia, oggi 10° municipio, un tempo era il 13°, e si trova il mare. E quel turista o quel cittadino arriva nel primo giorno d'estate, prende il trenino, il famoso Roma Lido, anche su quello si potrebbe parlare, sono state fatte nuove carrozze, ma le problematiche sono sempre le stesse. Prende questo trenino, arriva alla stazione Lido Centro, dove è indicato che c'è il mare, si avvicina, uscendo dal treno, al litorale, e non vede il mare, ma non lo vede proprio, non solo non sente forse il rumore, come diceva la poesia, sente l'odore probabilmente, è consapevole umanamente che il mare c'è, però non lo vede. Vi parleremo anche di uno dei progetti dell'Associazione Radicali Roma, che insieme con Radicali Italiani a livello nazionale sta creando un percorso artistico di cartoline che voi troverete qui e che vi invito a comprare a 1 euro l'una, perché ogni cartolina che viene stampata poi finanzierà le successive. Abbiamo chiesto e chiederemo agli artisti di rappresentare la nostra battaglia, la battaglia per abbattere questo lungo muro, e di farlo attraverso le immagini della fotografia, le immagini dell'arte. E quella scelta per inaugurare
questa nuova idea, questa nuova battaglia, questo nuovo modo di portare avanti in maniera non violenta, da radicali, una battaglia, abbiamo scelto una fotografia di Andrea Benedetto Erling che, come la poesia, rappresenta quello che si può trovare di fronte un cittadino romano, italiano o un turista che si avventuri scendendo dal trenino Roma Lido verso il mare e trova una sorta di campo di concentramento, forse esagerato, vogliamo dire una cosa che non è esagerata ma che esiste oggi tuttora, che è il centro di identificazione ed espulsione riservato agli immigrati dal nostro paese. Bene, si trova una cosa del genere, si trova le cabine di cemento, si trova un muro di cemento, si trova inferriate di ferro e trova che deve sapere soltanto, immaginare soltanto che al di là di questo sbarramento, di questo muro che noi cerchiamo di abbattere da anni, c'è qualcosa che ha un profumo, un odore, una consistenza che è diversa da quella della terraferma. Ecco perché noi siamo impegnati da anni per consentire alle persone di attraversare questo muro senza essere fantasmi, senza doverlo fare come gli ectoplasmi dei film che passano attraverso un muro. Vogliamo che le persone pubblicamente, civilmente, a qualunque ora del giorno e della notte possano arrivare sulla spiaggia. Ma non è che noi, non è una fissazione quella di dire che uno possa andare a mettere i piedi nell'acqua perché è estate, appunto, il primo giorno d'estate. Non è una fissazione, è un diritto. I diritti relativi al demanio pubblico sono una cosa certa, o dovrebbero essere una cosa certa, sancita dalle nostre leggi, dalle leggi comunali che sono fatte apposta per questo e da quelle europee. Sentiamo spesso dire l'Europa ci guarda, sì, l'Europa ci guarda e noi radicali Roma lo sappiamo bene perché abbiamo fatto su questo già due ricorsi proprio per la direttiva Bolkestein che riguarda il demanio pubblico, la trasparenza della messa a gara per i concessionari degli stabilimenti, quella trasparenza che non c'è più, se mai c'è stata, e quella concorrenza che non c'è più, se mai c'è stata, perché di volta in volta un concessionario di stabilimento debba essere in qualche modo costretto a comportarsi bene, in maniera trasparente, legale, affinché gli sia rinnovata la concessione. Una procedura di infrazione fu aperta nei confronti del nostro paese dall'Europa proprio per questo motivo, e questa è una cosa che riguarda tutto il territorio nazionale. Fu aperta e il governo italiano, lo Stato italiano, riuscì in qualche modo a scavalcare questa procedura di infrazione garantendo che entro il 2015 avrebbe preso i provvedimenti necessari affinché tutto risultasse di nuovo regolare e l'assegnazione delle concessioni venisse fatta in maniera appunto trasparente, concorrenziale, legale. L'Europa chiude la procedura di infrazione, volta le spalle in qualche modo, dice va bene, si distrae, chiude questa procedura di infrazione, arriva un decreto di stabilità che riconverte la situazione sul litorale italiano e dice bene, concessioni automaticamente rinnovate fino al 2020. Ora che succede? Voi sicuramente, chi abita Ostia, chi abita Roma, magari sa che il 10° municipio ha recepito questa direttiva nazionale per farne una direttiva comunale, municipale addirittura. E quindi la notizia che è circolata, ma che appunto risale a una questione nazionale, è stata quella che le concessioni sono rinnovate fino al 2020. Adesso sembrerebbe impossibile per chi come noi si batte per abbattere il lungomuro riuscire ad abbattere questo doppio muro, perché c'è un muro fisico di cemento, di sbarre, di siepi, di gradini che ostruisce la vista e l'accesso al mare, e poi c'è un muro di illegalità, di mancanza di trasparenza che ovviamente ostruisce la vista di quello che a noi sembrerebbe il bene della società, il bene del cittadino,
il bene comunale e pubblico che è rappresentato dalle spiagge e quindi dalla riva del mare e quindi dall'acqua in cui uno può bagnarsi. Sono due muri quelli contro cui ci battiamo. Noi abbiamo percorso nella storia, nella cronaca, nel giornalismo, attraverso la scrittura, l'arte, abbiamo visto persone impegnate ad abbattere muri da tempo immemore. Basta ricordare quello dell'89, il muro di Berlino. È chiaro che la fissa dei radicali Roma in questo senso è una cosa più mentale oltre che una battaglia per una legalità e non ha ovviamente quella gravità, però è certo è che ciascun cittadino ha questo muro da abbattere e per noi questa battaglia di civiltà sarebbe vinta se finalmente questo muro non esistesse più, questo doppio muro, questo muro lungo nel tempo e nello spazio, perché nel tempo sono anni e anni, all'inizio degli anni 80 che hanno iniziato a chiudere i varchi pubblici che dovrebbero essere aperti in tutti i modi, perché non è soltanto il varco pubblico che noi stiamo cercando di aprire che sia soltanto pubblico, ma anche i varchi, diciamo così, affidati ai concessionari dovrebbero essere pubblici per il passaggio. E un'ordinanza del sindaco adesso, scusate se io mescolo, ma tutto il convegno mescolerà una serie di elementi e poi vi dirò chi si occuperà di tutti questi elementi. Il comune ha emesso un'ordinanza quest'anno molto precisa per cui gli stabilimenti devono garantire che l'accesso sia libero e gratuito, l'accesso alla battigia, e lo devono anche notificare con una insegna, per cui è stata data anche una misura 40 x 50 cm fuori allo stabilimento che dica: appena entrate voi non pagate. Poi se volete usufruire dei servizi, noi siamo dei concessionari e vi daremo questi servizi ovviamente a pagamento. Ora che è successo? Che dopo un esposto alla Procura della Repubblica dei Radicali Roma, vi ho già menzionato i nostri ricorsi alla Commissione Europea, ma dopo un esposto alla Procura della Repubblica che nessuno evidentemente aveva fatto ancora, perché come Radicali Roma, Riccardo Maggi, consigliere comunale, e il sottoscritto come segretario di Radicali Roma, abbiamo proposto questo esposto, abbiamo presentato questo esposto alla Procura della Repubblica, il giudice ha detto: ma hanno ragione, ha convocato il presidente del municipio, ha detto: no, almeno questi due varchi che chiedono loro, che sono i vecchi cancelli vicino al pontile, questi varchi devono essere aperti, non esiste che non vengano aperti. Il municipio ha risposto, ha cercato di rispondere, ha detto che entro l'inizio della stagione balneare, l'inizio della stagione balneare è il 1° maggio, avrebbe realizzato un progetto per l'apertura di due archi pubblici e pensò a due scale fatte in cemento all'altezza del pontile, più avanti dei cancelli davanti ai quali noi abbiamo passato intere giornate, le feste l'altro anno, tutte le ferie, le estati lì davanti, un po' più avanti, due scale pubbliche aperte che arrivassero esattamente sulla spiaggia. Hanno approvato il progetto, probabilmente non ci sarebbero stati soldi, non hanno approvato la spesa, comunque allora hanno deciso forse di ritornare un po' indietro, proprio la nostra proposta: apriamo i cancelli che già c'erano, ce n'erano 14, così apriamo questi due. L'altro giorno, era l'altro ieri, hanno provato le istituzioni, ha provato la legalità a funzionare, a essere ripristinata, e si è trovata di fronte persone, cittadini, altri cittadini, che però casualmente ricoprono due posizioni, quella di essere dei semplici cittadini e quella di essere concessionari di stabilimenti privati in concessione, appunto. Questi signori, probabilmente che ormai un andazzo di anni lungo nel tempo, lungo nello spazio, ha reso i proprietari di quelle concessioni, ha reso i padroni del mare, continuano a lasciare il mare chiuso perché si oppongono all'intervento pubblico delle istituzioni. Cosa succede? Fermano l'intervento pubblico delle istituzioni. Cosa succede? Come radicali noi siamo andati a provare a fermare gli sgomberi dei campi Rom. Un altro po' potevano arrestare noi perché stavamo impedendo un pubblico servizio, eppure noi stavamo cercando di evitare che delle persone fossero trasportate da un'altra parte, rese nomadi quando non sono più nomadi.
ci abbiamo provato a fermarli, non ci è riuscito. Qui a Ostia la gente, diciamo così, il cittadino concessionario riesce a fermare e a interrompere il servizio pubblico senza essere arrestato, manifestando senza aver richiesto nessuna autorizzazione per manifestare, non subendo per ora conseguenze di nessun tipo. Allora, voi lo sapete, perché molti di voi sanno quali sono le difficoltà che si incontrano nello svolgere delle battaglie per la legalità. Lo sa Marco Pannella, che nel 92 era stato messo alla presidenza della tredicesima circoscrizione, allora si chiamava tredicesima circoscrizione, in un momento drammaticissimo, perché c'era Mani Pulite nel 92. Qui già c'era un problema gravissimo, non solo di legalità ma di criminalità, un problema di criminalità di cui, quello sì, leggiamo ogni giorno. E già all'epoca lui diceva questa cosa qui, diceva: c'è la mafia, c'è una mafia, in qualche modo anche non solo criminalità organizzata, ma una mafia nel modo in cui ci si può impossessare del demanio pubblico, si può rendere privata una cosa pubblica. Ora, Marco Pannella, oggi avevamo previsto che potesse anche intervenire per portare la sua testimonianza e per portare la testimonianza delle sue battaglie. Ovviamente stamattina ha dovuto fare un attacco urgente, voi sapete, avevo subito un intervento qualche tempo fa, quindi c'è stata preoccupazione per questo attacco. È andata bene, l'attacco è andata bene, però ovviamente non se la sentirà a meno che non riesca a telefonarci. Noi ci siamo attrezzati con i potenti mezzi di questa sala perché lui possa magari intervenire, portarci il suo contributo in voce e dirci come la pensa sulla situazione così come attualmente, che a me sembra la stessa di quando lui era presidente della tredicesima circoscrizione. Mentre abbiamo una serie di ospiti e di relatori importanti che ci daranno i dettagli in maggiore grado di quanto io possa fare in un'introduzione come questa. Abbiamo comunque la segretaria nazionale di Radicali Italiani, Rita Bernardini, qui, che saluto e che interverrà tra poco. Abbiamo il consigliere comunale radicale Riccardo Maggi, che è qui alla mia destra. C'è Mauro Veronesi, che è responsabile del territorio per Lega Ambiente Lazio, che ringrazio pure di essere venuto. Una prima idea del PUA, del piano utilizzo arenili, sarà declinata, sarà raccontata dall'architetto Stefano Arista, che è un compagno dei Radicali Roma, che pure ringrazio, è qui in prima fila. L'avvocato Amedeo Barletta, che è anche consulente in diritto penale europeo e transnazionale, ci parlerà del diritto di partecipazione e informazione ai cittadini. Lui è stato già ospite di un nostro convegno, Roma chiama Europa, parlandoci della convenzione di Aarhus, e quindi è un esperto in questo tipo di direttive europee. Grazie Amedeo di essere qua. E doveva essere presente per farci un quadro di quello che è in questo momento la cronaca giudiziaria, la giornalista Federica Angeli di Repubblica, che però purtroppo ha avuto un contrattempo e non può essere presente qua, ma sarebbe stato molto utile il suo contributo per raccontarci le vicende più criminali che illegali, così come le stiamo raccontando noi, e quindi non potrà partecipare. E in ultimo, ma non ultimo, l'ingegnere Andrea Schiavone, che dovrebbe essere qui anche lui, ma ha avuto anche lui dei problemi di salute, ma in sua vece c'è Paola Felipe De Jesus, che saluto, eccola qui. Ora, ovviamente, io vi ho fatto un preambolo per darvi conto di una parte delle nostre battaglie. Potrete trovare su opencampidoglio.it, che è il sito di Riccardo Maggi, a cui collaboriamo anche noi ogni tanto, una serie di possibilità come cittadini anche di denunciare quello che non va. Noi abbiamo creato un volantino So Spiagge alla romana, ma in realtà è SOS Spiagge, in cui si dice al cittadino tutto quello che dovrebbe ottenere, avere, che è un suo diritto
trovare quando entra in uno stabilimento balneare. Nel caso non lo trovasse, di segnalarlo a noi, appunto, attraverso Open Campidoglio. Potete avere una serie di informazioni su quello anche di cui parleremo più tardi. Per esempio, abbiamo messo online proprio su Open Campidoglio tutte le concessioni, così come sono state date, la documentazione che fa vedere come sono state date e quali sono i criteri per cui i concessionari ne possono disporre. E poi ce ne parlerà più avanti una compagna. Potete vedere il sito Radicali Roma, potete vedere il sito radicali.it, dove ci sono tutti i materiali sulle altre manifestazioni di cui magari non avete sentito parlare qui, non avrete sentito parlare qui una volta che ci saluteremo.